anche in vista della giornata di oggi pensavo che quello che a Trieste insegnano i luoghi della cura è che devono essere dei luoghi straordinari e quindi non omologanti e che riescono ad andare oltre gli standard. E quindi questo significa anche per me in questo momento che è difficile rispondere alla domanda senza essere un po' triestino-centrico, cioè senza fare a meno di partire dall'esperienza di Trieste, perché credo che gli spazi della cura che sono stati realizzati a Trieste abbiano una qualità che difficilmente si può trovare in altri luoghi. E una qualità ad esempio che hanno è che non sembrano spazi della cura così come li abbiamo in mente. Sono spazi in cui spesso ci si chiede: ma qui che cosa succede? Che luogo è? Beh, intanto vedo un passaggio dai luoghi della cura alla cura dei luoghi. E cioè vedo tutta la storia che ha cominciato l'esperienza a partire dal manicomio con Basaglia, lo smontaggio del manicomio fino alla costruzione di servizi completamente sostitutivi nella città, e che poi è andato sviluppandosi nel corso di questi 30-40 anni con l'esperienza delle microaree e con questo crescente investimento sulla cura dei luoghi. Perché un buon luogo di cura è un luogo curato. E per essere curato deve essere considerato e valorizzato come il contesto di vita delle persone. E sono venuto qui in questo workshop perché credo che in un convegno di questa portata sia davvero importante che ci sia uno spazio in cui possano parlare le persone esperte per esperienza, e quindi utenti e familiari. L'insano gesto ci rimanda all'importanza del un diverso approccio col linguaggio. Per il lavoro che faccio e per gli strumenti che utilizzo, le parole sono straordinariamente importanti. Del resto nei servizi quello che viene scambiato sono discorsi. I servizi di salute mentale, ma i servizi consultori, ma i servizi per anziani, cioè tutti i servizi alla persona che non hanno una caratterizzazione prettamente sanitaria, scambiano discorsi, hanno modalità discorsive. Quindi è lì che noi troviamo, come dire, il nostro oggetto di intervento ed è quello che ci permette di generare trasformazione. Che noi dobbiamo vedere quello che succede nel mondo, e quando però lo facciamo diamo fastidio sempre a qualcuno, a volte bisogna farlo con molta fatica e la fatica costa mentalmente parlando proprio. Ora, trovare le cause, i motivi di un gesto che viene definito così insano per tagliar corto, per fare un titolo, per essere veloci, e andare invece a capire cosa c'è di sano dentro la persona che magari lo ha fatto quel gesto, costa fatica e costa anche impegno intellettuale, conoscenza, sapere quali sono i problemi della gente. Tutto questo, condensarlo poi in poche parole, è il nostro lavoro, siamo pagati per questo, lo so, avete ragione, no? È il nostro lavoro. Però oggi non tutti hanno voglia di affrontare questa fatica e quindi secondo me di insano c'è oggi nell'informazione la poca capacità, la poca volontà di affrontare questa fatica di conoscenza, di comprensione. Non si parla assolutamente di salute mentale e quando se ne parla si fa sensazionalismo senza fare informazione. In linea di massima l'opinione pubblica sa poco o niente di questo problema e i media non se ne occupano.